Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, per il terzo giorno consecutivo, lo immaginate, questa pressoché monotematica, non che manchino altri temi, ma di fatto è la vicenda Cospito, poi transitata o fatta transitare in vicenda Donzelli del Mastro a dominare i quotidiani. Con grande disperazione del grosso dei quotidiani che avevano, diciamo, montato con tanto impegno una ghigliottina che rischia però di non essere utilizzata. E perché? Perché verso le 20:30 di ieri sera il ministro della giustizia Carlo Nordio ha diffuso una nota in cui ha detto il materiale non era materiale secretato, non era materiale classificato. Questo non vuol dire che da qui si proponga di attribuire a Donzelli del Mastro un premio per la privacy. Realisticamente i due esponenti di Fratelli d'Italia non si vedranno consegnato, diciamo, quell'award, quel riconoscimento. Però vuol dire che la vicenda si avvia a essere ridimensionata, probabilmente chiusa, probabilmente tumulata. Un po' di giornali non si danno pace, La Stampa, Repubblica, Il Foglio, Il Fatto, in qualche passaggio anche il giornale, Il Riformista. Ci sono dei giornali che, diciamolo francamente, hanno preso una piega con toni francamente poco sorvegliati. Sono passati 105-106 giorni dall'insediamento della Meloni. Non immaginiamo, se questi sono i toni, che titoli faranno al millesimo giorno, al terzo anno di governo Meloni. Attenzione però, perché a nostro avviso, se è possibile da qui dare un suggerimento, sospesa per forza maggiore la lapidazione di Donzelli e del Mastro, i migliori cervelli delle redazioni della politica italiana farebbero bene a occuparsi di qualcosa di più preoccupante, e cioè il fatto che per oggi e domani sono indette delle manifestazioni assai inquietanti a Milano e a Roma, dalla galassia anarco-insurrezionalista, ma in queste situazioni poi non si sa mai chi converga, tutti quelli che vogliono fare casino, come dire, sfruttano queste circostanze. A Milano la manifestazione promette di avvicinarsi come conclusione al carcere di Opera, e ciascuno comprende che vuol dire avvicinarsi al luogo dove è recluso l'eroe dei manifestanti. A Roma la manifestazione sarà domani e minaccia di tentare di avvicinarsi a Palazzo Chigi e al Ministero della Giustizia. Quindi vedete, anche lì la cosa è francamente preoccupante. Tra il preoccupante e il tragicomico c'è poi l'antipasto all'Università La Sapienza. Ah, ricorderete che un paio di mesi fa dei baldi giovani di sinistra si mobilitarono presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza per impedire che il fascista Capezzone, così qualificato, potesse partecipare o prendere la parola. Il tentativo era proprio quello di impedirlo a una libera conferenza di azione universitaria. E questa volta invece nella facoltà di lettere si organizza un'occupazione in solidarietà testuale con Cospito. Solidarietà de che non è chiaro, essendo Cospito gambizzatore e stragista, ma ci si dice che c'è un'occupazione in solidarietà con Cospito, con occupazione che durerà fino alla giornata di domani per convergere nel corteo. Questa è la situazione. Vedete voi se piangere o se ridere. Ci sarebbe anche spazio per altri temi, perché poi è stata varata ieri dal Consiglio dei Ministri il progetto di autonomia. Allora, oggi trovate interviste contrapposte del governatore Zaia, favorevole, del governatore Emiliano, che è invece fiammeggiante in senso contrario. Se volete anche due pareri tecnici molto diversi fra loro, c'è quello del professor Ainis su Repubblica, assolutamente allarmato, allarme che è alimentato dal Messaggero, giornale che ormai fa una campagna contro l'autonomia e riporta anche una surreale nota di Gimbe, l'organizzazione di Cartabellotta, che, diciamo, beh, ecco, come ci sono quelli che sono, diciamo, dispiaciuti di non poter impiccare Donzelli e Del Mastro, questi altri sono, diciamo, vedovi della vicenda Covid, si buttano su qualcos'altro, e adesso Gimbe parla di istanze eversive legate all'autonomia. Va bene. Sul versante,
assai preoccupato c'è il professor Ainis su Repubblica. Noi vi suggeriremo invece di vedere l'intervista a Lorenzo Castellani, politologo su Italia Oggi, che diceva: guardate che poi alla fine si tratta di un'autonomia molto attenuata, è più una bandierina politica per il partito che propone da sempre questo, ma i paletti posti da Meloni sono particolarmente rigidi, peraltro in una fase in cui per mille ragioni, PNRR, eccetera, c'è una tendenza più all'accentramento che non al decentramento. Va bene, allora incamminiamoci, le aperture, la verità. Cospito, Nordio mette a cuccia il PD. Per il guardasigilli, il contenuto dei colloqui tra i detenuti non è risultato di intercettazioni, ma di mera attività di vigilanza e come tale non classificato. Va a vuoto il tentativo di processare il vicepresidente dei Fratelli d'Italia e Delmastro. Restano le ombre sulla sinistra. I documenti citati da Donzelli non erano secretati. Così, l'apertura della verità. Libero, insomma, evoca Gerry Calà, doppia libidine, e ci sono anche i numeri per specificare: libidine numero 1, approvata l'autonomia, libidine numero 2, bollette giù del 34%. Il Fatto Quotidiano, allora, si butta su, diciamo, l'osso di Cospito un po' spolpato, ci si butta sul cosciotto dell'autonomia, e cioè la foto dei ministri in conferenza stampa. Sullo sfondo viene messa un'Italia, uno stivale spaccato in due. Titolo sobrio: spappolano l'Italia aggirando il Parlamento. Quindi forse, io immagino la riunione di redazione ha messo: spaccano l'Italia, dice no, è troppo poco, qualcosa in più. Spappolano l'Italia aggirando il Parlamento. Così il Fatto Quotidiano. Il giornale sotto la testata: autonomia promessa rispettata, arriva il via libera del governo, ma il titolo principale è, diciamo, all'insegna della fermezza: Cospito, resti al 41 bis, lo Stato fa lo Stato. Attenzione però, perché poi vedremo all'interno delle nuance un po' diverse. Diciamo, la sensazione è che il giornale tenga una linea forte, però un calcetto alla Meloni lo rifila ogni giorno. Il Messaggero sotto la testata: Cospito e idem, dovete parlare con i mafiosi, e qui si recupera in retroscena di ieri del Fatto, ma il titolo principale è la trappola dell'autonomia, e qui, insomma, ve l'abbiamo detto, il Messaggero non fa mancare salsa, diciamo, sul suo arrosto. Pagina 2, Michele Emiliano: una dichiarazione di guerra, senza risorse al centro-sud sarà un muro contro muro. Emiliano, lo ricordate, in campagna elettorale disse: sputeranno sangue. Qui siamo alla dichiarazione di guerra. E poi a pagina 3, Gimbe: istanze eversive, pazienti attirati a nord. Quindi a pagina 2 la dichiarazione di guerra di Emiliano, a pagina 3 le istanze eversive. La sensazione che pure al Messaggero una tisana per calmarsi, eh? Farebbe bene. Il Tempo: provocazione anarchica, minacce a Crosetto e Meloni, annunciato un imminente attentato a Bologna, gli studenti occupano lettere all'Università La Sapienza, domani corteo non autorizzato. La Stampa, titolo principale: via all'autonomia regionale, pure qui i medici, così salta la sanità. E più sacrificato: Cospito, carte riservate, ma Nordio tutto regolare. Quindi qui, diciamo, la notizia, quella di Nordio, viene degradata ad attenuazione avversativa della cosa principale, secondo la Stampa: ma Nordio tutto regolare. E vedremo che Malaguti si pone sulla scia. 2 giorni fa era scesa in campo la Cuzzocrea come una tigre, poi erano scese in campo le gemelle del Gol, Annunziata e Concita De Gregorio. Oggi Andrea Malaguti, pure lui di provenienza Unità, che fa lo shampoo a Donzelli, Delmastro, a Nordio, insomma, li bastona. E gran finale con Repubblica: Delmastro ha mentito. Ecco le carte che smentiscono il sottosegretario alla giustizia. I documenti del DAP rivelati a Donzelli erano classificati riservato e non divulgabile. Critica Forza Italia. E uno dice: vabbè, ma la notizia di Nordio, bisogna arrivare all'ultima parte del sommario. Ma Meloni sollecita Nordio a blindare i due esponenti di Fratelli d'Italia. E la Procura Generale di Torino dice no alla revoca del 41 bis. Quindi, già, il lettore di Repubblica faticherà a capire come si stia chiudendo la partita. Cospito
Corriere della Sera sotto la testata sì all'autonomia, ma le regioni si dividono. Meloni, impegni mantenuti, PD all'attacco. Titolo principale, Nordio, non erano carte segrete. E poi, ecco, anche qui molta caffeina, diciamo, overcaffeinated, così ci capiscono anche i competenti in ascolto. Il riformista vince l'asse Donzelli-Travaglio, protetto dai Donabondi, Nordio e PD. Quindi c'è. Sansonetti ci dice che c'è una connection tra Nordio e il PD, avete capito bene, tra Nordio e il PD per proteggere l'asse Donzelli-Travaglio. Rileggo, vince l'asse Donzelli-Travaglio protetto dai Donabondi, Nordio e PD. Vedete com'è? Sansonetti sia psichedelico stamattina. Ma insomma, che pure il riformista, diciamo, abbiano esagerato, sappiamo se col caffè, eccetera, lo si capisce di spalla. Foto di Calderoli, Nazione un corno, passa il decreto, sfascia Italia. Insomma, avete capito che oggi è la giornata dei titoli un po' fuori misura, o forse semplicemente un po' fuori. Va bene, noi sacrificheremo un sacco di cose, del resto abbiamo una mezz'ora abbondante, non è che possiamo leggere tutto, e quindi andiamo sulla questione Cospito. E la verità vi dà un po' di elementi. Allora, Mario Giordano recupera il retroscena di ieri del Fatto, la scena della delegazione del PD che va, parla con Cospito. Cospito dice, ma dovete parlare con quelli, e quelli sono i mafiosi, i camorristi, gli 'ndranghetisti, e Giordano fa notare che la consecutio non è lusinghiera per i parlamentari del PD, anche perché poi all'uscita c'è una delle dichiarazioni, diciamo, sulla possibile attenuazione o revoca per Cospito del 41 bis. E sullo stesso tema, l'editoriale del direttore Belpietro, che aggiunge due elementi, cita in testa la quantità di detenuti che per altre ragioni, in genere legate alla condizione carceraria, stanno facendo lo sciopero della fame in Italia, e dice però pochissimi si curano di loro. Conclusione sulle tensioni. Aggiungo di più, gli anarchici stanno minacciando lo Stato perché ogni giorno organizzano, annunciano attentati. L'ultima rivendicazione è giunta al quotidiano di Bologna, Resto del Carlino, con la comunicazione della prossima esplosione di un ordigno. Ai vertici delle forze dell'ordine del Viminale sono preoccupati perché pensano che i boss vogliano usare gli anarchici per innescare, come nel passato, una spirale di violenza. Cercano i morti, avrebbero detto coloro che vigilano sull'ordine pubblico. E il PD che fa? Invece di schierarsi con chi rappresenta l'estate, discute di Donzelli e poi parlano di analfabetismo istituzionale. Da leggere Angela Camuso sulla convergenza tra anarchici e criminalità organizzata, o meglio, sul fatto che la criminalità organizzata puntasse i punti a usare Cospito come testa d'ariete, ma il pezzo della Camuso si fa leggere con attenzione anche perché prepara le manifestazioni di oggi e di domani con grande preoccupazione. E poi, ecco, detto un che, di cui vi leggiamo uno stralcio, perché ha il pregio, diciamo, diversamente da altri giornali che hanno il problema di mimetizzare la decisione di Nordio, no? E quindi la devono seppellire nei ma, però la Meloni ha chiesto a Nordio di blindare, vedremo una serie di retroscena. De Tonquédec ha invece l'esigenza di far sapere ai lettori che cosa ha fatto Nordio. Allora, partiamo da De Tonquédec. Erano passate le 20:30 quando il ministro Carlo Nordio, dopo una lunghissima gestazione, ha riscritto la storia del cosiddetto caso Donzelli e, attraverso un comunicato molto più incisivo del suo intervento in Parlamento sulla presunta fuga di notizie legata alla conversazione in carcere dell'anarco-insurrezionalista Cospito, ha fatto sapere che, virgolette, conclusa rapidamente la ricostruzione dei fatti richiesta dopo il dibattito parlamentare del 31 gennaio, è arrivata a queste conclusioni: che Donzelli avrebbe citato in aula una scheda di sintesi del nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria, non coperta da segreto, e che sull'atto non risultano apposizioni formali di segretezza e neppure ulteriori diverse classificazioni sulla scheda. Chiuse virgolette. Inoltre, i colloqui tra Cospito e altri detenuti citati dal parlamentare, virgolette, non sono stati oggetto di un'attività di intercettazione, ma frutto di mera attività di vigilanza amministrativa.
e quindi la natura del documento non rileva e disvela contenuti sottoposti al segreto investigativo o rientranti nella disciplina degli atti classificati. Il comunicato precisa anche che la rilevata apposizione della dicitura limitata divulgazione presente sulla nota di trasmissione della scheda rappresenta una formulazione che esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classifiche di segretezza ed esclude che la trasmissione sia assimilabile ad un atto classificato trattandosi di una mera prassi amministrativa interna in uso al DAP. Insomma, tanto rumore per nulla. Così la sintesi di de Tonquédec e i virgolettati di Nordio. Il documento non era né classificato né secretato e non era neppure assimilabile al regime dei documenti, appunto, secretati o classificati. Andiamo a vedere chi non si dà pace, però. E qui la lista è lunga. Allora, c'è Il Foglio, pezzo di Valerio Valentini, no, chiedo scusa, pezzo di Hermes Antonucci, che peraltro è un bravo giornalista che segue con molta attenzione le questioni di giudiziaria, però insomma il titolo è un po' curioso. Il caso del Mastro Donzelli si complica, tradita la riservatezza. No, per la verità, diciamo, si scioglie, però per Il Foglio si complica. Andiamo a vedere come la mette Il Fatto Quotidiano, che fa così. Ecco, questo è uno dei retroscena che, diciamo, ci dà l'idea di un lavorio per salvare i due. Siamo a pagina 3, pezzo di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini. Il comunicato serale del Ministero è il risultato di una giornata in cui tra Palazzo Chigi e Via Arenula si materializza uno scontro furibondo sull'indagine interna. A portarla avanti è stato il capo di gabinetto di Nordio, Alberto Rizzo, convinto della colpevolezza di Del Mastro. Ma il momento decisivo è stato il faccia a faccia tra il ministro e il sottosegretario di Fratelli d'Italia. Il fedelissimo di Meloni mostra a Nordio la natura non riservata del documento rivelato a Donzelli e l'ex PM annuisce. Per tutto il giorno nel governo si parla di una nota che scagionerebbe Del Mastro e che infatti, diciamo, è arrivata. Ma diciamo, il fatto, dice, ma come facciamo a rinfocoliare? Lo scontro, quindi già c'è lo scontro, il capo di gabinetto che dice no, è colpevole, però arriva Del Mastro, mostra le carte e Nordio dice vabbè. Lo scontro si aggiunge a quello a Palazzo Chigi tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, molto critico nei confronti di Del Mastro e Donzelli, e il collega Fazzolari che difende i compagni di partito, e qui c'è un virgolettato di Fazzolari, il governo non si lascia intimidire, non cede alle richieste di trattativa Stato-terroristi che qualcuno auspica. La nota finale di Nordio è il frutto di un pressing da parte di Palazzo Chigi e dei colonnelli di Fratelli d'Italia per arrivare alla conclusione positiva dell'indagine e alla fine il guardasigilli è costretto a piegarsi. Quindi qui sul fatto c'è Nordio che si è piegato. E siccome evidentemente pareva ancora poco al fatto, si aggiunge una colonnina di Conte, nel senso di Giuseppe. Meloni costringa i due fedelissimi a dimettersi e una vignetta di Natangelo che dovrebbe far ridere. Allora, si vede una Meloni impassibile al suo tavolo, a cui qualcuno dà notizie sempre più sconcertanti sul comportamento dei suoi collaboratori. Capo Valditara ha introdotto la frusta come strumento educativo. Nordio ha detto che l'antimafia è una montagna di merda. San Giuliano ha detto che Primo Levi era nazista. La russa ha sparato a un negro. E a queste cose atroci la Meloni risponderebbe: ah, capisco, interessante. Ecco, questa sarebbe la vignetta di Natangelo che dovrebbe far ridere, dovrebbe far capire che Meloni ha, diciamo, come recita il sommario, ha sviluppato una refrattarietà alle cazzate sparate dai suoi. Va bene, il fatto se la cava così. Andiamo a vedere un giornale di orientamento molto diverso, Il Giornale, e attenzione però all'operazione che fa il giornale, perché in prima è tutto fermezza, lo Stato fa lo Stato, Cospito, resti al 41 bis. Però i due paginoni in cui viene affrontata la questione, la 4 e la 5, sono molto diversi, perché a pagina 5 c'è Zurlo che dà conto con scrupolo, come fa de Tonquédec sulla verità, della nota chiarificatrice di Nordio. Quei dialoghi non sono frutto di intercettazioni, Nordio assolve il blitz di Donzelli.
Ma nella pagina accanto c'è una pagina che vedrete qualcuno nella rassegna stampa di Palazzo Chigi evidenzierà in giallo. Meloni tace ancora sul caso del Mastro e vola a Berlino seguita dall'ombra di dubbi e polemiche. Peraltro la firma è autorevole, quella di Adalberto Signore, una delle prime firme politiche del giornale, che dunque ancora oggi, diciamo, diranno quelli più vicini alla Presidente del Consiglio, non si rassegna all'idea che il vestito della Premier non abbia degli schizzi di fango che ancora volano. Il giornale è sempre, sempre ambivalente. Chi invece non è ambivalente, nel senso che va in un verso solo, non ci si può sbagliare, è la stampa. Allora, qui sulla stampa abbiamo un sacco di cose da segnalare, ma la più fiammeggiante è Malaguti, già Unità, che in prima si esprime in questi termini. Voi immaginatevi se mai la stampa con i governi Gentiloni, Draghi, Conte 1 forse, Conte 2, eccetera, si sarebbe permessa un linguaggio di questo tipo da manifesto. Giorgia Meloni si inabissa, sparisce e parla d'altro, mentre il caso Donzelli del Mastro, Minni e Topolino terremota la credibilità di una maggioranza di governo che a 100 giorni dal suo insediamento avrebbe bisogno di dare risposte sul lavoro, sanità, guerra e giustizia, e invece sottopone il paese al discutibile spettacolino di due parlamentari di prima linea colpevoli a essere buoni di incontinenza infantile e a essere sinceri di sconsiderato bullismo parlamentare da adulti in apparente delirio di onnipotenza. Hanno idea il sottosegretario alla giustizia e il vicepresidente del Copasir del valore delle loro cariche, del dovere che impongono, dello stile che pretendono, dei danni che possono infliggere al sistema, umiliando il ruolo che è stato loro assegnato. E non pensa la Premier che sarebbe meglio invitarli a farsi da parte. Peccato che però, diciamo, il ministro della giustizia ieri abbia. Peraltro, insomma, due parlamentari di prima linea, ecco, per fortuna è scritto minuscolo perché, diciamo, se le parole prima linea fossero state scritte maiuscole avrebbero avuto un altro significato e magari chissà, qualche editorialista della stampa avrebbe avuto un comportamento di distanza, si capisce, da quelli di prima linea maiuscoli, ma forse non si sarebbe permesso questo linguaggio, Minni, Topolino, ma dove siamo? Va bene. Ma non è l'unica, perché non è l'unica cosa, perché allora se si va a pagina 7 il retroscena di Francesco Olivo è praticamente costruito come quello del fatto: un ministro sotto assedio, pressing di Fratelli d'Italia per una soluzione rapida, spaccatura a Palazzo Chigi tra Mantovano e Fazzolari, quindi esattamente la fotocopia di quello che abbiamo letto sul fatto. E non si dà pace neanche Marcello Sorgi, che ricorderete in altra stagione chiedeva che ci si preparasse sul modello Figliuolo a un generale che si occupasse dell'Italia, però ora invece ha ripreso la postura diciamo, da ineccepibile democratico e la mette così. Va da sé che queste novità spingono più in alto, coinvolgendo anche la Premier, oltre al Ministro di Giustizia, le decisioni da prendere. Meloni ha cercato di spostare l'attenzione sulla minaccia rappresentata dalle manifestazioni anarchiche, alcune non autorizzate, che si svolgeranno domani e che potrebbero sfociare in reazioni violente. Ma è un tentativo fin qui non riuscito e difficile da fare attecchire prima che le proteste abbiano luogo. Ah, quindi prima bisogna che venga spaccata qualche testa e poi eventualmente sarà interessante questa lettura. Va bene, conclusione. La sensazione è che Meloni farà di tutto per difendere Del Mastro ed evitare che debba dimettersi. Ma non è detto che alla fine l'incarico del sottosegretario non possa essere riconsiderato o limitato nelle deleghe, ciò che si trasformerebbe ugualmente in una condanna del suo comportamento. Va bene, ma Dio santo, ma poi perché, insomma, qui stiamo parlando di Marcello Sorgi, è stato direttore del TG1, è stato direttore della stampa, è un democristiano di sinistra di lungo corso, conosce la politica, ma come fa a non sapere quello che realisticamente è successo ieri? Dai, non serve la palla di cristallo. Realisticamente, prima Meloni o chi per lei a Palazzo Chigi avrà voluto avere la ragionevole certezza che le carte non fossero davvero riservate e classificate, perché è evidente che se fosse invece uscito che le carte erano classificate, lo sputtanamento era totale.
Acquisita questa certezza principale, si sarà cercata con via Renula una soluzione ragionevole per chiudere la vicenda, cosa che diciamo, qualunque governo di destra, di centro e di sinistra avrebbe provato a fare. Questo vuol dire, lo ripetiamo, dare un premio ai due parlamentari? No, però vuol dire, diciamo, è difficile immaginare una Meloni che chiamava Nordio dicendo: ah sì, anche se non sono classificate, gli dia 5 schiaffi, gli faccia fare 10 flessioni e li butti fuori. È evidente che questo non sarebbe accaduto, però anche Sorgi non si dà pace. E francamente colpisce un po' anche il commento di Massimo Cacciari, che non entra nello specifico della vicenda Donzelli del Mastro, fa un ragionamento più generale sul senso della giustizia, sul senso della pena in società complesse come quelle attuali, e conclude con quello che chiama un appello ai naviganti. Evitiamo al nostro paese, che attraversa la crisi più grave dall'epoca appunto del 41 bis di Tangentopoli, evitiamo il trauma di una morte per fame all'interno di un sistema carcerario che da anni è all'attenzione di tutta Europa per le sue condizioni di degrado e che invano attende riforme, nuovi impianti, più personale. Ben altre occasioni si presenteranno presto ai nostri governanti per mostrare i muscoli e tirare diritto. Ecco, qui però non capiamo più, nel senso che dice, abbiamo anche sentito ieri sera una conduttrice televisiva dire: ma alla fine in che mani è Cospito? È nelle mani di Cospito stesso. Se decide di continuare a non mangiare, l'esito irlandese è scritto. Quindi, diciamo, ogni appello va rivolto, per chi intende rivolgere appelli, va rivolto a Cospito stesso affinché moduli o attenui o chiuda la sua azione, anche in considerazione del fatto che tra un mese la Cassazione si pronuncerà. Ma che idea, qualunque idea uno abbia sul 41 bis in generale, ma ti pare possibile che c'è uno che organizza attentati, fa saltare automobili e incendia auto davanti alle sedi diplomatiche del tuo paese, organizza manifestazioni contro, parla con i mafiosi, eccetera, e tu dici: complimenti, le revoco il regime duro. Ma è incredibile, non ci si dà pace. Andiamo a vedere il Corriere e Repubblica. Allora, sul Corriere c'è Bianconi che vi dà conto dei dialoghi di Cospito con gli altri detenuti, e c'è un passaggio molto crudo: gliela farò pagare, come a dire, insomma, qui se finisce, ma è l'immagine che vediamo da giorni di quello che scaglia il proprio corpo contro lo Stato. Poi c'è Tommaso L'Abbate che ci racconta il ménage, le cene, eccetera, in casa di Donzelli e del Mastro. L'Abbate si occupa di questo. E poi c'è un pippone di Saviano che non vi infliggo, ma ve lo segnalo, per dire che c'è un pericolo di incompetenza, ci spiega Saviano. Ciò che spaventa della vicenda Donzelli è la scarsa competenza calata in un contesto quanto mai pericoloso. Dopodiché Saviano fa un ragionamento che in bocca ad altri o in altro contesto sarebbe anche interessante. Diceva: guardate che è interesse dello Stato che le carceri siano una cosa civile, più lo Stato rispetta i diritti e più si riduce il brodo di coltura per le organizzazioni criminali. Eh sì, peccato che però ci siano questi profeti e profetesse dell'antimafia e dell'antitutto che un giorno hanno il pedale umanitario e l'altro giorno hanno il pedale della fermezza, e alternano il pedale da schiacciare in relazione al governo col quale interloquiscono. Va bene, Repubblica. Repubblica pure c'ha la mano pesante, perché anche Repubblica ha il problema, diciamo, di, come dire, occultare o comunque di attenuare la forza del comunicato di Nordio. In prima, ve l'abbiamo detto, compare solo in un sommario piccino, perché il titolo grosso è Del Mastro ha mentito. La notizia, diciamo, il lettore di Repubblica, la notizia ferale, diciamo, per Repubblica, il lettore la trova solo a pagina 2. Meloni fa scudo a Del Mastro, Nordio, nessun segreto violato. Cerca, 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 Repubblica hanno cercato un parlamentare di destra che si prestasse a dare il calcio dell'asino a Donzelli e Del Mastro. Cerca,
Ditelo voi chi è? Maurizio Lupi, intervista a pagina 2. Donzelli ha sbagliato ad accostare il PD ai mafiosi al posto suo. Mi sarei scusato. E poi retroscena di pagina 3 con Foschini e Tonacci. E qui torniamo alla letteratura che abbiamo, diciamo, al genere letterario che abbiamo già visto su Fatto e Stampa: il balletto dei documenti, le bugie del sottosegretario. Del Mastro si è difeso dicendo di aver fatto a Donzelli solo una sintesi delle carte, invece in aula ne sono stati letti passaggi integrali. Qui, diciamo, Foschini e Tonacci fanno un incrocio tra alle carte del DAP e una parte diciamo, delle dichiarazioni di Donzelli, dicendo: no, sono così precise le dichiarazioni di Donzelli che non può avere avuto solo una sintesi, ma ha avuto proprio le carte. Peccato che tutta questa arrampicata sugli specchi sia ridotta a palla di carta da buttare nel cesso da Nordio, che alle 20:30 dice comunque non erano carte classificate. E allora, però, come Repubblica fa la sua pagina 3. Ma la cosa più surreale di Repubblica è la pagina 4 di Stefano Cappellini, che parla del silenzio di Giorgia in fuga dai giornalisti e Rete 4 diventa il fortino. E c'è la foto di Meloni che ieri effettivamente ha registrato un'intervista con Paolo Del Debbio per la trasmissione Dritto e Rovescio di Rete 4. Però tutto il pezzo che è concepito per dire che la Meloni si blinda nel fortino di Rete 4 prende le mosse dal fatto che Meloni ha telefonato l'altra sera alla Palombelli, stasera in tarda. Piccolo dettaglio che o è sfuggito a Cappellini o Cappellini fa finta di non capire. La telefonata della Meloni alla Palombelli non era una telefonata di complimenti, era una telefonata di garbata ma pesantissima critica per l'impostazione, la gestione della trasmissione o per, diciamo, passaggi che alla Presidente del Consiglio non erano parsi convincenti, in particolare il riferimento a un governo che agitava le piazze, diceva come. Quindi, diciamo, presentare come un arroccarsi nel fortino una telefonata di protesta sembra veramente un po' troppo. L'ultima parola la lasciamo al sottosegretario Fazzolari, che viene sentito dal Messaggero e che fa due cose a firmare l'intervista a Ernesto Menicucci. Beh, intanto opportunamente ricorda un precedente, dice: guardate, quando Cospito ha gambizzato il dirigente di Ansaldo, aveva usufruito di una grazia. Le racconto una cosa: Cospito lo sciopero della fame lo fece già quando finì in carcere nel 91 e grazie a quello ottenne la grazia. E com'è finita? Che anni dopo, uscito di galera, andò a gambizzare il dirigente Ansaldo. E diciamo, questo precedente non gioca a favore di Cospito. Dopodiché, sviluppato il resto del ragionamento, Fazzolari coglie l'occasione per smentire un altro pezzo del foglio che vi avevamo segnalato nei giorni precedenti, quello in cui si parlava di crisi anche rispetto alle burocrazie di Palazzo Chigi, di tensioni fortissime tra Fazzolari medesimo e il capo di gabinetto della Meloni, Gaetano Capucci. E naturalmente nessuno può sapere, tranne gli interessati, come siano andate le cose. Questa è la versione di Fazzolari. Alcune ricostruzioni su presunte divisioni nello staff mi fanno ridere. Quando è uscita una di queste su me e Caputi, il capo ufficio stampa Alfano è entrato nella mia stanza e ci ha trovato nel salottino a ridere e scherzare, manco a farlo apposta. Vabbè, questa è la. Può essere, diciamo, i maliziosi diranno un modo brillante per negare la cosa, e altri diranno: vabbè, ma che cazzate vengono scritte su alcuni giornali? Scegliete voi quale delle due ipotesi preferire. Siamo alle segnalazioni finali. Allora, la morte a 79 anni di Enzo Carra, che fu giornalista al Tempo, poi fu portavoce di Arnaldo Forlani, poi fu, diciamo, arrivò a una notorietà assoluta in quanto vittima di una delle cose più brutali di Mani Pulite, condotto con gli schiavettoni. E poi, diciamo, superata questa fase atroce, ha ripreso la sua vita di giornalista, di saggista, ha avuto anche un'esperienza parlamentare. Oggi ci sono tre ricordi molto belli che purtroppo non faccio in tempo a leggere, ma ve li raccomando tutti e tre. Stefano Folli su Repubblica, Marco Follini sulla Stampa, Filippo Facci su Libero. Attenzione alla storiaccia che non è per niente finita della direttiva UE sugli immobili. Qui una segnalazione online e una segnalazione scritta. La segnalazione online è un pezzo perfetto e preoccupantissimo di Federico Punzi su Atlantico,
Altrettanto informato, però molto sacrificato, cioè bisogna arrivare a una colonnina di pagina 8 del Sole, pezzo di Giuseppe Latour, Case Green, il Parlamento UE alza i target di efficienza. Ma voi sapete che lì c'è tutto un meccanismo complicato per cui la Commissione europea dovrà convergere col Consiglio europeo, che dovrà convergere con la Commissione parlamentare competente dell'Europarlamento, quindi c'è questo coordinamento a tre da fare. Però intanto la Commissione parlamentare ha peggiorato il testo della direttiva imponendo l'adeguamento di una serie di edifici a una classe ancora più elevata rispetto a quella prevista in una bozza precedente. Sull'autonomia vi abbiamo già detto, il messaggero fiammeggiante con Gimbe che dice l'eversione, insomma queste cose qua. Se volete due opinioni politiche diverse sul Corriere, Zaia pro, Emiliano contro. Due opinioni tecniche molto differenziate, Ainis preoccupatissimo su Repubblica, Lorenzo Castellani su Italia Oggi che dice guardate che poi non è moltissimo, anzi è diciamo il minimo sindacale che la Meloni ha concesso. L'ultima segnalazione, vedete voi se per ridere o per piangere, allora bisogna tornare sulla stampa che presenta come seria una cosa che insomma, vedete voi. Allora, è previsto a Ferrara, per l'esattezza nel Parco Bassani, non sappiamo la data, un concerto di Bruce Springsteen. E che succede? Con foto che mostra degli attivisti che, con i cartelli, eccetera, il comitato Save the Park, salvare il parco con Legambiente e l'IPU, protesta. La LIPU è la Lega Protezione Uccelli. Proteste degli ambientalisti in vista del concerto di Springsteen. Uccelli in pericolo se si farà nel Parco Bassani. Noi non facciamo commenti, se no viene giù tutto. Però insomma, sappiate che la LIPU dice che il concerto non si può fare perché ci sono gli uccelli in pericolo. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 con Camilla Conti. Da qui ad allora, buonissima giornata e non dimenticate di passare in edicola a prendere la Verità e Panorama se non l'avete già preso ieri o l'altro ieri.